c'era il generale che era fascista e ne ha consegnato le mani ai tedeschi, senza sparare, sbattere battaglie né niente. Questo generale ne ha consegnato le mani ai tedeschi. La storia di Salvatore Russo, quasi 102 anni, è la stessa dei tanti internati militari italiani che dopo l'armistizio di Cassibile sono stati arrestati e deportati in Germania. Chi volle poté continuare a combattere a fianco delle truppe tedesche, ma il signor Russo e altri 600.000 soldati si rifiutarono. Mi chiamavano 20, 80, 52. Chiamato a campo di concentramento, c'era un tedesco che li guardava. Tedesco, tedeschi, notte e giorno. Doveva bastonare uno al giorno italiano, un tedesco. C'è stato un appuntato di Chirivigliini, aveva le sigarette. Se si parlava con un tedesco stesso, che lui ci portava il pane e io gli ci ho detto le sigarette. Che povero uomo non può mangiare, che buva. Perciò quest'altro tedesco ha visto questo movimento, si è andato, cosa c'ha? Come cosa c'ha? Un pane di un quel mezzo, come si può nascondere di un quel? Quel pane, si è prendato il pane e ce l'ha dato nel mosso, cosa te la facci? Ci è venuto con sangue, l'ha mandato in infermeria. Dove dormivate? Letto di legno, a secondo piano, primo piano e secondo piano. Materasso pieno di serratura di macchine di legno, materasso, né lenzuola né niente, la coperta faceva da tutto, di lenzuola, di cose e di cose. Ogni due o tre sere spesso venivano a bombardare e io restavo, che dire, un metro e mezzo di bomba fuori. Tanto che mi ero caputo, che sono strazzato, sono portato. Se ieri tante cene ci ho spento bene, Arturo aveva... Mi salvavo così, quando c'avevo lo steno. Può essere considerato come un eroe di guerra dal momento che ha saputo dire no al fascismo. Nonostante si trovava in una situazione critica, di restrizioni, lavoravano 12 ore al giorno, fino a, praticamente all'estremo. E quando arrivavano praticamente stanchi, avevano il diritto a mangiare le bucce di patate, oppure una minestra che chiamavano così, ma era acqua sporca. Scoprimmo che era come una stazione, e c'era un magazzino pieno di patate. Cosa alla rambuccia, a mezzo la paglia. E noi vanno a trovare, comunque prendiamo le patate, le pescare. Ne mettono con la panda in capo dello sgabello, la testa davanti delle ginocchia così, le tedesche disgraziate, ne agarraro tutte e tre. E anche il signor Russo è ormai una delle poche memorie storiche ancora in vita. Qualche anno fa il sindaco di Riese, dove ancora vive, per il giorno del suo centenario ha voluto fargli un regalo diverso. Ho avuto così il piacere di cedergli la mia fascia, la fascia di sindaco, per farlo sindaco per un giorno, per dimostrare insomma che l'istituzione, la cittadinanza non se l'è dimenticato, anzi ormai è il nostro nonnino, il nonnino di Riese. La storia è ciclica, la storia è reiterativa, si ripete nel tempo, poi sta a noi capire quali sono le decisioni giuste da prendere. La cosa più sbagliata che si può fare è quella di dimenticare. Noi non dobbiamo dimenticare, perché se si dimentica poi probabilmente ci si può cascare di nuovo in quello che è successo. Per favore, non dimenticate il nostro servizio per la vostra libertà.